Nuova udienza per l'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il giovane pesarese ucciso a coltellate nella sua abitazione di Via Gavelli a Pesaro. Il reo confesso, Michael Alessandrini, oggi assente, nella precedente udienza di febbraio aveva reso dichiarazioni spontanee ammettendo che era innamorato di Pierpaolo, una rivelazione che ha trasformato in delitto passionale quanto accaduto la sera del 20 febbraio 2023. Un delitto passionale che esclude l'aggravante della premeditazione, così da spingere i legali dell'indagato, Asole e Taormina, a presentare la richiesta di rito abbreviato. Dura la reazione di Fabio Anselmo, uno degli avvocati della famiglia Panzieri. A me piacerebbe che i periti potessero prendere visione di ciò che è accaduto all'udienza scorsa, di come si è comportato, del suo calcolo, della sua freddezza e delle modalità con cui poi è scappato cercando di sottrarsi poi all'esame e alle nostre domande. Questo è estremamente significativo, ci sta prendendo in giro. A me Alessandrini fa paura, ma fa paura veramente, perché raramente mi è capitato di incontrare e incrociare uno sguardo così freddo, così calcolatore, così preciso in una persona che è accusata di aver commesso un gravissimo delitto e che rischia l'ergastolo. Oggi presenti al Tribunale di Pesaro i genitori e gli amici di Pierpaolo Panzieri. La lunga giornata, iniziata in mattinata, si è conclusa con il rinvio a giudizio pronunciato nel tardo pomeriggio al prossimo 3 luglio. Andiamo a fare il processo nella sede in cui un processo come questo va fatto in relazione alla gravità degli avvenimenti. Era quello che ci aspettavamo da questa udienza ed è quello che abbiamo avuto. Rinvio a giudizio con i 3 capi di aggravanti. È quello che ci aspettavamo e siamo contenti che la giustizia per adesso ha risposto in questo modo, perché veramente mio figlio non meritava una fine così. E la crudeltà c'è, la premeditazione c'è e i futili motivi ci sono. Andiamo sì a giudizio con quelle 3 aggravanti, ma in realtà ora lo possiamo dire nelle famose 2 ordinanze che ha fatto appunto il GUP, quella dove ci ha rigettato, no? Le richieste che avevamo avanzato, comunque ha dato degli spunti correttivi da un punto di vista processuale, cioè del tipo un'integrazione di perizia, non la concedo qua, ma nulla esclude che la potete chiedere in Corte d'Assise, cosa che giustamente faremo.